Qui. Ok. Di San Liborio vive una memoria particolarissima, quella di una santa cresciuta anche qui per tanti anni in questa frazione di Pian di Sorrento, questa Caterina Volpicelli, di cui è conservato questa immagine anche lì all'altare laterale. E questi santi hanno sempre un messaggio da darci. Poi alla fine anche le suore o qualcun altro ci aiuterà a capire ancora meglio qualche cosa importante nella sua vita. Velocemente ho guardato questa preghiera trovata dal vicario del Vescovo di Napoli, dove si dice che lei ha avuto a cuore i suoi amori. Gesù, Eucaristia, Maria Santissima e la salvezza dei fratelli. Non è poco. Allora, il grande esempio. Gesù eucaristico, a me se ci amo ogni tanto. Stiamo trascurando un po'. Ma ci vede lo stesso? No. Non abbiamo capito il grande dono. E poi Maria Santissima, mi auguro che almeno non la bestemmiamo la Madonna, anche se in giro saremmo tutti colori. Ma Maria, per noi, anche questa cappella, vedete poi l'immagine sull'altare, sta un po' al centro, non solo San Liborio, ma Maria. E Maria non sta al centro solo di una chiesa, di un tempio, ma al centro della storia della nostra salvezza, del vero bene che Dio vuole farci arrivare attraverso il figlio e anche attraverso di lei, eh? E quindi questi tre amori, Eucaristia, Maria, salvezza delle anime, cioè prima di tutto la nostra, speriamo, ma poi capiamo che la voglia dell'amore di Dio, una voglia che vorremmo anche per tutti, perciò si prega anche per la salvezza degli altri, non solo per se stessi. Sentiamo queste ricchezze,
Sentiamo questa luce che ci viene da Caterina Volpicelli per incoraggiarci, per sentire anche il suo esempio e l'affetto che in Cristo non diminuisce, non si allontana, ma diventa ancora più forte. Perciò parliamo di intercessione dei santi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, santi, voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore mio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Allora, perché è un giorno di festa per questa comunità, cantiamo battendo le mani solo il ritornello del Gloria. Forza, coraggio, non vergogniamo di battere le mani. Gloria, gloria, in excelsis e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Redentore, Dio Padre Potente, Signore Dio, Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio e Padre, tutti i nomi incarnati del mondo abbi pietà di noi. Tutti i nomi incarnati del mondo accogli la nostra supplica. Tutti i sedenti alla destra del Padre, hanno pietà di Lui, perché io sono il Santo, sono il Signore, sono l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Dio, che hai promesso ai poveri e agli umili, come questa santa, la gioia del tuo regno, dona alla tua Chiesa di seguire con fiducia il suo Maestro e Signore sulla via delle beatitudini evangeliche. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Potrebbe trovarsi al riparo della del Signore. A te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità e non si profileranno menzogne. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti.
Parola di Dio. Vediamo, beati i poveri in spirito. Beati i poveri in spirito. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Beati i poveri in spirito. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Beato il nome di Cristo. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, Sion, di generazione in generazione. Beato il nome di Cristo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nullo. Dio lo ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Parola di Dio. Vediamo, grazie a Dio. Con voi il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere, erano a lui i suoi discepoli, si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Parola del Signore. Gloria a te, Gesù. Cantiamo ancora la parola di Dio, dicendo grazie, viva, Signore, ti lodiamo, ti benediciamo perché tu sei parola di luce. Per questa occasione, insieme ad alcune rappresentanti della famiglia che è nata da Caterina Volpicelli, se non sbaglio, dedicata al Sacro Cuore, l'immagine sua, questo quadro, dietro ne parla con chiarezza, questo richiamo al cuore di Gesù, alla croce, eccetera. Quindi, senza volerlo, non l'abbiamo calcolato con Luigi, vi posso assicurare, anzi, questa parola è bella perché c'è stata chi l'ha vissuta. E chi l'ha vissuta, l'ha vissuta e l'ha vissuto bene. Tanto bene che la Chiesa ufficialmente ha riconosciuto la santità, cioè una persona che ha realizzato la sua bella vocazione di discepola del Signore. Questa è la santità. Vivere, gioire, amare, soffrire, esultare, danzare, perché no? Tutto questo è importante. Se incominciamo tutti quanti noi a farlo con lo spirito nuovo, altrimenti è solo esteriorità. È solo destino, specialmente quando c'è la sofferenza o casomai punizione di Dio. Essere santi significa fare con lo spirito positivo di Gesù dentro quello che si è. Lei ha sentito la vocazione religiosa di consacrazione, voi, io. Che bello, il Concilio Vaticano II, meno male. Qualcuno diceva, santi si nasce, bugia, saggi si diventa, santi come saggi pure, perché no? E allora chi diventa, chi può diventare santo? Voi, tu proprio, che dici, no ma io però, devo andare a portare un po' a uscire, proprio perché se ce l'hai, forza, coraggio. Lo sguardo di Dio è soprattutto su quelli che sono poveri e riconoscono di essere poveri. Non vanno a presentarsi davanti al Signore così, come ricordo alcuni impertiti, Signore, io sono un buon cristiano, tu non sei niente. Questa è la risposta di Gesù quando uno dice così. Sappiamo molto bene la parabola del fariseo e del pubblicano. Un'altra parabola che vediamo è il dono dell'umiltà, che è un po' il tema, la povertà, la semplicità, la non grandezza umana, potenti, anche i potenti sono diventati cristiani, pure santi qualcuno, ma lo sguardo di Dio è soprattutto perché ognuno si riconosca creatura, bisognosa di una mano, che non può viverne senza. Ogni vocazione passa per la nostra serialità, tutti i giorni. Che fai? Cucini, combatti, fai conti con i soldi che non bastano, che forse sono troppi, che ne sai? Qual è la tua attività? Qual è l'attività di una suora? Io da quando sono prete ne ho conosciuto un bel po', per grazie di Dio non mi hanno quasi mai deluso o scandalizzato, vi assicuro. Qualcuno invece dice, buono, che buono,
Io almeno ho avuto la fortuna di non trovarne cattive, come dicono alcuni, le suore sono cattive, acide. Ma la vocazione no, non vi preoccupate, non perché se siete acide. Però la gente lo dice, perché alle volte ci sono state queste case, vero? E Caterina certamente non lo era. Pure di Gesù, Eucaristia, Maria, o prima o poi i frutti si dovevano prendere anche per lei. E allora questa santità che celebriamo è la santità del popolo di Dio, in cui alcuni sono riconosciuti come persone speciali, ma non privilegiate. Speciali perché hanno fatto sul serio, perché sono fatti aiutare, hanno cercato, hanno bussato alla porta della chiesa, della confessione. Chi è che se la bussa giù? Forse è Natale a Pasqua, no? Ci ama ancora. Dell'Eucaristia. Perciò dicevo, a me si ci ama, dialetto napoletano. Guarda, non so se voi siete napoletani, per le sue. A me si ci ama, no, no. Il popolo si sta allontanando, sì, ma poi così, dei preti. È vero, qualche volta, come che è vero? Vero Beatrice? Ogni riferimento è puramente casuale, perché ti ho riconosciuto, sai, non ti sei fatta vecchia. E allora siamo cresciuti insieme con Beatrice, e l'altra che sta seduta accanto, Anna Maria. Allora, ecco, no, Beatrice non lo so, Anna Maria si stanno già nel buono, nel fiume della santità, però capite che pure loro hanno ricevuto tanto. Vero che l'abbiamo ricevuto tanto, andiamo. È vero. Dobbiamo dirlo. Sì. Dove? In questa nostra chiesa locale. È vero, si va ai santuari, è vero, si va a Lourdes, si va a fare, si va a dire io. Meggiugorio no, perché non ne sentivo la necessità, non mi accusate di questo. Però dove si cresce? Nella chiesa locale, la tua parrocchia, le parrocchie che ti puoi frequentare, anche quelle che ti sono più simpatiche, perché no? Non ti preoccupare, tu non devi sopportare per forza i periodi antipatico, ma vanno a trovare uno un po' meglio. La santità è feriale, non è nelle grandi occasioni, non si è santi, perché quello che è dentro è il segno di Dio. Quello che cresce dentro, il regno di Dio con un granellino di senape, che quando è seminato è più piccolo dei semi della terra, sta dentro di me e di voi, quel piccolo granello di senape, il regno di Dio, Signore Re, Signore. Però quando poi cresce e fruttifica diventa un albero così grande che anche gli uccelli fanno il nido fra i suoi rami. Questo è il cammino della santità. E poi purificarsi. E poi saper chiedere perdono. Se uno non fa questo, dà l'impressione di essere perfetto. Come diceva Papa Francesco all'inizio del suo pontificato, tre parole importanti che si fanno poco sante. Scusa, permesso, perdono, grazie. Ah no, grazie è la terza parola. Scusa, Signore, scusa, chiedi perdono. Chiedetemi perdono reciprocamente. Chiediamoci perdono, com'è difficile tra linguaccia mia, state zitto. Chiediamoci perdono, se è possibile. È possibile. Poi, scusa, non pretendere. Non sbattere la porta per volere per forza una cosa, qualunque cosa. Scusa, permesso, grazie. Saper riconoscere anche quel poco che ci viene dato. Dove? Dove? Nella santità feriale. La mattina è cominciato quando si viene la croce, almeno con un Padre Nostro, detto con calma, senza correre troppo, bene, come tanto da fare con i laici. San Francesco di Sales però, e qualche suora se lo ricorda, ha recitato l'ufficio delle letture il giorno di San Francesco, diceva,
La santità di una religiosa è diversa dalla santità di un laico, di una mamma, di un uomo sposato. Però Dio chiede spazio. Come è possibile per quel tipo di vita? Gesù vuole darci lo Spirito per quel tipo di impegno, per quel tipo e quel carattere che siamo noi. E dove entra Dio? Entra sempre un po' meglio, il meglio, qualcosa di meglio, non solo il buono. E allora ecco, celebriamo Caterina Volpicelli, celebriamo la possibilità di un cammino dietro di lei, bello, positivo, dove il volto traspare, dal volto traspare qualcosa di positivo. La gente musona, per amore di Dio, ognuno te ne vai suia, nascosti o non nascosti, ma anche tanti cristiani mazziati che hanno sofferto hanno saputo anche sorridere qualche volta. E allora anche questo dobbiamo chiedere al Signore, per essere cristiani che danno pure la simpatia agli altri, attirano pure un po' di simpatia, no? Che le va a messa nella sabizzoga, voto vero, il voto non vero, perché sono tutti quanti, ognuno si è fatto sui, no, no. E allora ecco, la spinta della parola di Dio prima di tutto, l'Eucaristia, secondo, Maria, tre. Tenetevi legate queste tre parole, poi le sole sono più sante di me, se volete consultare loro, vi daranno più, diciamo, particolari anche sulla santità di Caterina. Della santità vera, laicale, religioso, sacerdotale, inizia sempre con il piccolo seme del battesimo che abbiamo ricevuto da piccoli e che noi vogliamo capire, a cui vogliamo corrispondere se vogliamo veramente essere del Signore. Allora rinnoviamo la nostra professione di fede con la rinnovazione delle promesse battesimali. Tre volte siete invitati a dire un bel rinuncio e poi tre volte credo. Cari fratelli e care sorelle, rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risorto dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. In Cristo Gesù nostro Signore. Per l'intercessione di Santa Caterina presentiamo al Signore che è Lui il primo ad essere umile e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Presentiamo al Signore mite e umile di cuore le nostre preghiere, ripeto, per l'intercessione di Caterina. Diciamo tutti insieme questa bella invocazione: donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Per il Papa, i Vescovi e i Presbiteri, siano i primi testimoni della vita buona secondo il Vangelo delle Beatitudini. Preghiamo. Per i capi delle nazioni, per quanti hanno responsabilità in ogni settore della vita sociale, lo stile delle Beatitudini anche le nostre coscienze e il loro operato. Preghiamo. Lebbra, sentano la premura dell'intera comunità mondiale e non siano emarginate.
ma accolti e amorevolmente sostenuti dalla società. Preghiamo. Donna, per i giovani, la festa della presentazione del Signore che celebreremo il giovedì 2 febbraio ispiri in molti il desiderio di consacrarsi a Dio, con il sostegno delle loro famiglie e della comunità ecclesiale. Preghiamo. Donna, avete sentito parlare anche di lebbrosi, che volete dopo contribuire a una bella associazione fondata da un laico, Raul Follero, alla cura dei lebbrosi che ancora purtroppo ci sono e non sono tanto lontano da noi. Ci sta questo miele famoso, no? Ormai tradizionale, un barattolo di miele, alla fine della celebrazione, se volete, prendete questo barattolo e quella ricavato anche per i lebbrosi, oltre che la nostra preghiera. E poi ringraziamo il Signore con una famiglia particolare per un dono, per una grazia ricevuta, famiglia Esposito, Franza e Coppola. Preghiamo. O Padre che ci sostieni sempre con amorevole cura, accogli le intenzioni che con povertà di spirito ti abbiamo presentato e donaci la beatitudine di essere da te bene accolti nella tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso
non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria. Perciò ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito Santo, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, nel giorno in cui il Signore Gesù Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila questa Chiesa perfetta nell'amore, in unione con nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Liborio, Santa Caterina Corpicelli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, del Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Perché nessuno possa vantarsi davanti a Dio, perché Gesù solo è la nostra forza, il segreto del bene. Non lo possiamo attribuire a noi in modo orgoglioso, superbo, come spesso capita ai farisei di ieri e di oggi, perché nessuno possa vantarsi davanti a Dio. Davanti a Dio dobbiamo stare sempre a dire: Signore, ti ringrazio. Padre nostro, che sei in cielo, che sei santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi un gesto di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, e beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di lasciare la tua presenza, ma soltanto una parola e io sarò salvato. A nome vostro bacio io la reliquia.
Signore, che ci hai nutriti col dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre di più la vera fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. E vi benedica tutti quanti Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome di Cristo Signore andate in pace. Vi accomodate pure perché viviamo insieme un momento di... e dopo distribuiamo pure il pane. Volevo dare il pane a Giovanni che se ne sta andando.